Il Nereto risorge dopo le due sconfitte consecutive contro Fano e Vasto Girardi, torna a vincere davanti al pubblico del Comunale battendo 1-0 il Castelfidardo al termine di una partita non bellissima esteticamente ma molto intensa e combattuta. I rossoblù non vincevano in campionato in casa dal 14 novembre quando piegarono 3-0 l'Aurora Alto Casertano. Il tecnico Federico Del Grosso, subentrato all'esonerato Bitetto, bagna così nel migliore dei modi il suo esordio sulla panchina neretese. La posta in palio per entrambe le squadre è alta, la tensione si fa sentire, nei primi 20 minuti di gioco non succede praticamente nulla. Il match potrebbe sbloccarsi al 21esimo quando il direttore di gara concede un calcio di rigore agli ospiti. Braccialetti si presenta dagli 11 metri ma si fa ipnotizzare da Diglio che blocca con sicurezza il pallone. Nonostante l'episodio, l'incontro non accenna a sbloccarsi per quanto riguarda lo spettacolo, con il Castelfidardo a mantenere il possesso senza però mai concretizzare. Il Nereto si difende con ordine, si fa vedere dalle parti di De Maglia al 39esimo con un tiro alto di Cipriani e al 44esimo con la conclusione deviata di Sant'Angelo a disegnare una traiettoria velenosa che finisce sul fondo. Nella ripresa Del Grosso effettua un cambio che risulterà decisivo nello sviluppo della partita. Dentro Pedalino, fuori Marchionna. Al 16esimo Boito accentua un contatto in area per il signor Palumbo di Bari, è tutto regolare. Il Nereto però cresce, prende fiducia e colpisce al 27esimo. Azione insistita dei padroni di casa, Pedalino è bravo a controllare il pallone e a servire Boito. La punta neretese scaglia un destro potente e preciso che trafigge l'estremo difensore marchigiano, mandando in delirio gli spettatori del Comunale. Il Castelfidardo subisce il colpo e prova a buttarsi in avanti per ottenere il pareggio, senza però mai essere concreto. Al 34esimo la punizione di Daniello finisce di poco fuori, mentre al 39esimo il colpo di testa di Palladini è debole e viene bloccato senza problemi da Diglio. Al triplice fischio scoppia la festa sugli spalti, il Nereto ottiene 3 punti pesantissimi, soprattutto a livello psicologico. Adesso ci sarà la pausa per le feste e si riprenderà il 9 gennaio quando i rossoblù saranno di scena a Vasto. La classifica resta ancora complicata, ma con questo spirito i ragazzi di Del Grosso possono e devono credere nella salvezza. Mister, la squadra oggi ha avuto carattere perché davvero la partita era difficile, la classifica anche insomma chiedeva una pronta reazione, la reazione c'è stata, davvero 3 punti pesantissimi. Sì, la reazione c'è stata una grande reazione direi. Io non avevo dubbi delle qualità dei ragazzi, purtroppo è stato un periodo difficile, però ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine ed è giusto che questi ragazzi adesso si godano questo piccolissimo passo, che sia l'inizio di una, speriamo di una risalita che ci consente un po' di, che ci possa consentire un po' di respirare e di vedere un po' di luce, perché sinceramente ce lo meritiamo, abbiamo trascorso mesi duri e questa è una vittoria che veramente dedico ai ragazzi ed è giusto che ognuno di loro debba essere cosciente delle proprie possibilità.